Guido Conforti nacque a Casalora di Ravadese, in provincia di Parma, nel 1865, da genitori di ottimi sentimenti cristiani. Entrò in seminario nel 1876, ma l'ordinazione fu ritirata di 7 anni a causa di frequenti attacchi di malattia, di epilessia e di sonnambulismo di cui il giovane Guido Conforti soffriva. La stima che si conquistò col suo ministero sacerdotale gli procurò la nomina a vicario generale della diocesi a soli 28 anni. Intanto dentro di lui maturava l'idea di fondare un istituto per formare giovani missionari, che prese la vita nel 1895 con il nome di Pia Società Saveriana, in onore del grande apostolo delle Indie, San Francesco Saverio. Diede inoltre impulso all'Unione Missionaria del Clero, di cui fu presidente per vari anni e fautore della Giornata Missionaria Mondiale. Fu vescovo a Ravenna e poi a Parma. Nel 1928 realizzò il sogno di visitare la Cina, dove venne accolto dai suoi discepoli e dal vescovo che egli stesso aveva consacrato. Morì il 5 novembre del 1931 in seguito ad emorragia cerebrale. È stato beatificato il 17 marzo del 1996 e canonizzato il 23 ottobre 2011.